Se la tua casa puzza di pesce senza un apparente motivo, 9 volte su 10 la causa è un incendio elettrico. Se ti trovi in un paese straniero e devi chiamare aiuto ma non conosci i numeri d'emergenza, chiama il 112. Ti collegherà automaticamente alla linea di assistenza più vicina. Se ti sembra che un tornado non si stia muovendo, in realtà sta venendo verso di te. Se senti odore di gas, non accendere l'interruttore della luce. Se l'ascensore sta precipitando, sdraiati a pancia in su, ridurrai notevolmente danni e ferite. Se i tuoi capelli si alzano all'improvviso, stai per essere colpito da un fulmine. Se cadi dalla banchina di una stazione, non provare ad arrampicarti su. È molto più pericoloso e sotto ai binari ci sono botole che portano a tunnel studiati apposta per scappare da una situazione del genere. Se sei in auto e un cervo attraversa la strada, è più sicuro per te provare a decelerare e colpirlo alla minore velocità possibile. Ma se invece è un alce, prova a sterzare. L'impatto sarebbe molto più forte. Se non hai campo e ti serve aiuto, componi comunque il 911. Il tuo telefono si collegherà alla torre più vicina. Se dovessi essere rapito e rinchiuso nel portabagagli di un'auto, disconnetti i cavi. I poliziotti noteranno che c'è qualcosa che non va nell'auto e la faranno accostare. A quel punto inizia a colpire il portabagagli così da attirare la loro attenzione.